Buongiorno, oggi è lunedì e c'è il ponte di Halloween, quindi abbiamo dormito un po' di più, dormito fino alle 8. Ho preso il caffè, adesso mi vesto, portiamo fuori i cani. Poi volevamo fare un salto al Penny e alla Coop e presto possibilmente, soprattutto il Penny, perché poi sennò è un delirio. Allora, abbiamo fatto una spesona stamattina. Penny, Coop e panificio. Al panificio abbiamo preso 20 focaccine tonde e così le congelo a una o due alla volta e Francesco le porta a scuola perché si è rotto le scatole dei baiocchi e quindi gli ho proposto la focaccina che magari è più sfiziosa. E poi Marco ha preso anche un po' di focaccia secca. Questa proprio così sottile sottile e abbiamo speso 8,50 euro. Poi al Penny invece abbiamo preso uno sfilatino alle olive, un saccottino al cioccolato, pane per sandwich, ritagli di salmone affumicato, carote. Good save the Queen. Good, God, che good. God, oh my God. Olio di oliva, prosciutto cotto, due pacchetti di grana padano grattugiato, due pacchi di pasta, mezze maniche, fricate, latte Zimil, 6 confezioni da 250 ml. Poi abbiamo preso un sacco di patate da 4 kg, un pacchetto di vitali rigati, scalogno, dado vegetale, aromi misti. Poi ho preso il petto di pollo perché vorrei provare a fare a Francesco qualcosa di diverso e ieri ce l'ho più che beve, scusate. Ieri gli ho proposto di fargli i bocconcini di pollo al limone. Poi il limone. Caffè espresso. Riso originario. Bocconcini per gatti. Passata di pomodoro. Questa era la spesa del pane. Abbiamo speso 48,75 euro. Poi siamo andati alla Coop e abbiamo preso il caffè cortado. I sacchetti per il ghiaccio. E poi una bottiglia di Fanta e due di Estatè. E alla Coop invece abbiamo speso 17 euro qualcosa. E basta, questa è la spesa che abbiamo fatto stamattina. Adesso metto a posto, mi vado a cambiare. Sono già le 10, quindi mi devo sbrigare così mi metto a pulire. Dammi un bacino, 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 bacino. Basta, basta. Fa tutte le faccende in casa, poi mi sono mangiata 3 focaccine. Abbiamo portato fuori i cani. Adesso, tra un pochino, mi metterò a cuocere i ceci che ieri abbiamo messo a molle i ceci secchi. E quindi li faccio cuocere così li mangio a cena. Cheers. Poi andrò a fare la doccia così mi si asciugano i capelli in tempo per la psicologa stasera. Alle 18 appunto c'è la psicologa. Ho tempo fino alle 18 per fare la doccia e farmi asciugare i capelli. E niente, stavo guardando su Facebook in questi giorni, mi sono apparsi un sacco di post riguardanti, sicuramente l'avrete visto anche voi, quello che è successo con Memo Remigi e Jessica Morlacchi, se non sbaglio si chiama. Sono rimasta senza parole veramente dai commenti che c'erano sotto ogni post riguardante questa storia. Commenti di donne che difendono lui. Cioè, allucinante questa cosa, veramente allucinante. Poi ci chiediamo come mai le donne non
denunciano le molestie. Cioè, veramente è assurdo come venga sminuito il gesto, giustificato, che sarà mai tutte queste cose veramente assurde, e c'era anche di peggio. Io veramente sono rimasta veramente da non credere che poi siano le donne stesse a fare questi commenti. È veramente assurda sta cosa. Io, boh, resto veramente senza parole. Vabbè, niente, ve lo volevo dire. Comunque adesso che cosa è fatto? È 1:30, Marco è andato a dormire. Sia mai che salta il suo pisolino pomeridiano. Siccome non ho ancora messo lo smalto alle unghie, pensavo se faccio in tempo prima di andare dalla psicologa e volevo provare a fare qualcosa a tema Halloween. Però non so se sono capace. Qualcosa ovviamente di molto semplice, poi con le unghie così corte più di tanto non si può fare. Comunque, niente, vediamo. Intanto metto a cuocere le ceci. E no, non picchiare la Lola. Tra l'altro ho il terrore di mangiare i ceci stasera, cioè a me piacciono tantissimo i ceci, però l'ultima volta che li ho mangiati non sono riuscita nemmeno a finirli. Basta, lascia stare la Lola. Non sono riuscita nemmeno a finirli che mi è venuto. Oh, allora, ma povera Lolina. Lasciala stare. E dicevo, non sono riuscita, lascia stare la Lola. Niente, ho dovuto mandarla via. Geloso. Dicevo, non sono riuscita nemmeno a finirli che mi è venuto un mal di pancia atroce. E da quella volta io non ho più mangiato i ceci perché ho veramente paura. E boh, stasera provo. Vediamo come va. Se no, non li mangerò mai più. Peccato. Adoro i ceci. Allora, ho messo a caricare il video. Ho mangiato un cioccolatino. E questo è, scusate la nostra video. Ho messo a cuocere i ceci, che dovranno cuocere almeno 2 ore, quindi stiamo cuocendo da un'oretta circa. Adesso vado a fare la doccia. Svegliare Marco, quindi penso che mi metterò a guardare una puntata di Black Mirror. Ah, le unghie, giusto. Sì, potrei guardare una puntata di Black Mirror e sistemare le unghie o provarci quantomeno. Unghiette fatte. Ho messo lo smalto nero e nelle due centrali smalto arancione e poi ho provato a fare le faccine delle zucche. Ora finisco la puntata di Black Mirror e poi vado a svegliare Marco. I ceci sono ancora durissimi, no, durissimi, no, però sono ancora duri. Ho aggiunto un po' di acqua e lascerò cuocere almeno un'altra oretta. I ceci finalmente sono pronti e sono buonissimi. Giustamente un po' scuro perché Halloween, no? Festa dei mostri. Approfittiamo della macchina davanti che ci sta accecando, così abbiamo un po' di luce. Stiamo aspettando Francesco che è dalla psicologa. Stiamo aspettando già da 46 minuti qui, parcheggiato in macchina. Le olive sono maturate. Quali olive? Le tue olive. Allora, siamo tornati dalla psicologa, è andato tutto bene.
Noi l'abbiamo aspettato in macchina, sono stati un'ora in macchina senza stare a tornare. Adesso sto facendo il pollo al limone a Francesco, speriamo che gli piaccia. E la mia cena è già pronta. Allora, ho mangiato i ceci, mal di pancia per ora non c'è, speriamo bene. Abbiamo portato fuori i cani e mi sono pigiamata. Adesso metto a posto la cucina. A Francesco è piaciuto il pollo al limone, meno male. E niente, metto a posto la cucina e poi mi rilasso un po'. Stasera fa freschino e tra l'altro ho visto che c'è stato un cambiamento sulle previsioni del tempo. Prima dicevano che avrebbe fatto caldo fino a dicembre, adesso dicono che a breve inizierà a piovere e arriverà il freddo, quindi boh, secondo me non lo sanno neanche loro. E comunque, non so che video è venuto oggi perché non ho fatto granché in questa giornata. Comunque vi ringrazio tanto di avermi fatto compagnia. E vi saluto e ci vediamo al prossimo video.